Un omaggio a Sansepolcro da parte di una delle più interessanti artiste contemporanee, Anna Novak. La pittrice in questi giorni ha allestito una mostra presso il punto espositivo di Cornici nel Borgo, in via Giunti. Anna Novak, classe 1951, pur vivendo in Italia da molti anni, è nata a Cracovia, principale centro culturale, artistico e universitario della Polonia. In questa città ha conseguito la laurea in grafica e manifesto dopo gli studi presso l'Accademia delle Belle Arti. Ha partecipato a numerose mostre in Italia ed all'estero. Nell'esposizione Biturgenze raffigura le sue dame con lo sfondo della cittadina valtiberina. Ho sempre desiderato di visitare Sansepolcro. Allora ho detto, se devo fare qua una piccola mostra, lasciamo una impronta sui miei quadri di questa bellissima città. Mi è piaciuta molto l'atmosfera, vabbè, è difficile, cioè facile dire perché è conosciuta per Piero della Francesca, ma mi è piaciuta l'atmosfera, c'è una bella calma, serenità e penso che bisogna così tornare e da soli scoprire tanti, tanti posti. Nelle sue opere ci sono soprattutto raffigurate delle figure femminili come protagoniste. Perché questa scelta? Perché non penso che un tema più bello sono le donne. C'è la grazia, femminilità e poi colore. Poi da giovane ho sempre sognato progettare la moda, perciò il pallino delle donne, vestiti, mi è sempre rimasto. E poi non so se avete notato, le mie donne c'hanno tempo, che normalmente noi nella vita corriamo da mattina fin sera. E le mie donne hanno tempo per prendersi un caffè, per soffermarsi per guardare un paesaggio, per farsi una passeggiata o chiacchierata con un'amica. Questo che noi donne in questo secolo sogniamo.